with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena finito di guardare l'ottavo episodio di Dragon Ball Super e quindi siamo pronti per sentire cosa ne penso a riguardo e quindi iniziamo subito con la review. Allora, iniziamo subito col dire che secondo me il settimo episodio e questo ottavo episodio sono stati episodi di passaggio per arrivare quindi al Super Saiyan God. Quindi sono stati episodi più che altro per perdere un pochino di tempo o per prendere tempo, per arrivare quindi al fulcro, diciamo, della serie o di questa prima saga tra con Bills, ovvero la nascita del Super Saiyan God. Infatti nella prima parte della puntata c'è stato secondo me quello che è il nucleo della puntata, ovvero il combattimento tra Bills e Vegeta, che praticamente dovevamo vedere già nello scorso episodio, solo che ce l'hanno lasciato qui. Infatti è durato bene o male più o meno, se non sbaglio, la prima parte della puntata. Infatti è stato uno scontro davvero carino, si è preso praticamente mezza parte di puntata, ovvero la prima parte, però è stato davvero bello perché abbiamo visto un Vegeta davvero incazzatissimo ed è stato l'unico personaggio tra l'altro che è riuscito a tenere testa a Bills, e questo non è di poco conto. Mentre la seconda parte della puntata è stata abbastanza noiosa, con il fatto comunque ci hanno girato troppo attorno al fatto del dover perdere tempo e quindi hanno buttato in mezzo Long che deve sfidare Bills, sasso, carta, forbici. Quella è stata una parte abbastanza noiosa, non posso nemmeno dire che mi abbia divertito perché raga alla fine non c'era niente di divertente lì, c'era solo sto sassa carta forbici e loro che spareggiavano sempre, questo era alla fine. Riprende un pochino di senso la puntata nell'ultima parte ovviamente, in cui appare Goku e ferma Bills che sta per distruggere la Terra e in pratica dà un'ultima speranza appunto ai terrestri nel cercare il Super Saiyan God che dovrà salvare praticamente la situazione. E quindi qui arriviamo alle anticipazioni dopo i crediti, in cui vediamo che praticamente capiscono come ottenere il Super Saiyan God, si riuniscono quindi i Saiyan e fanno trasformare Goku in Super Saiyan God. Quindi ragazzi, direi che per questa puntata è tutto, ovviamente vi do appuntamento credo a domani per sapere cosa ne penso del nono episodio di Dragon Ball Super. Credo che ne vedremo delle belle, almeno forse non dal prossimo episodio ma dai prossimi, poiché comunque c'è stata già la trasformazione in Super Saiyan God già dalla prossima puntata. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate della puntata e di questo video, e ovviamente vi do appuntamento al prossimo video.